Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a tutti i delegati di questo caso del 18° congresso nazionale della Physics Corsa, ai graditi ospiti in presenza e a coloro anche in collegamento video arricchiranno il nostro dibattito. E mandiamo un affettuoso saluto a coloro che non ci sono più, consapevoli che bisogna fare bene per meritare il loro aiuto che ci accompagna per sempre. Io ricordo due amici che sono scomparsi in questa parte, purtroppo non sono i soli, però ricordo loro per tutti, uno del sud e uno del nord, Mario Mitola di Merti, diciamo lo slogan che nel 68 uscì sotto la statua di Siracusa: Adriu, che te stai a perdere? Siccome ci sono tanti che stanno ignorando il nostro invito, allora diciamo: Adriu, che te stai a perdere? In questa relazione non tratterò di alcuni importantissimi temi che svolgeranno invece i nostri validissimi e validissime collaboratrici e collaboratori dello staff nazionale, che ringrazio tutti per il lavoro che hanno fatto, sia per preparare questo congresso, ma anche e soprattutto per l'entusiasmo e il sacrificio che hanno messo per girare tutta Italia, perché poi Fabiana e Sana che hanno girato ogni area del paese, visto che mi sono dato pensionato anticipata. Quindi alcuni temi li rimando ad essere approfonditi agli interventi specifici. Penso, ne so, alla sostenibilità, io non parlerò tantissimo di sostenibilità perché ci sarà l'intervento di Stefania Anselmo, eccetera, eccetera. Non decido tutto, se no tutto il tempo della relazione me lo gioco. Citando tutti gli approfondimenti che faranno i collaboratori. Sempre in premessa mi preme ringraziare con un grande applauso, e vi prego di fare solo alla fine, agli RSU e RSA e RDS che negli ultimi 15 giorni sono stati eletti col voto dei lavoratori. Si tratta di Marco Bruni, Roberto Rocci ed altri della Terni. Si tratta di Enrico Mele e Marco Lama dell'Aria di Fondiano, di Emilio Bettinano della Tardi Brindisi, di Pierpaolo Venezia e di Edoardo Luccianti della Trading di Melfi e dell'ultima eletta in ordine di tempo come l'ultima, Silvia Resina della Service di Torino, eletta solo per il pomeriggio scorso. Accomuniamo questo. Allora, si parla tanto della crisi del sindacato. No, sotto un paio di pagine. Si chiude qui nello splendido scenario di Pesco un percorso durato 5 anni, sicuramente faticoso, contrassegnato a problematiche enormi, ma durante il quale la nostra organizzazione ha segnato una costante crescita in termini di consenso elettorale, di allargamento territoriale e con un ruolo crescente nel mondo del lavoro anche fuori dalla categoria merceologica e provenienza dei metalmeccanici, sia in Italia che in Europa. La nostra crescita, sui dettagli e iniziativi, sarà più precisa al collega Agostini nel corso di queste giornate, è la testimonianza più evidente, è evidente che quando si parla di crisi del sindacato non bisogna generalizzare. A mio avviso è sicuramente in crisi il sindacato che come modello la riproposizione del massimalismo del secolo scorso. Il più campione indiscusso è Maurizio Landini, mentre il sindacalismo riformista, legato profondamente ai lavoratori delle fabbriche e degli uffici come il nostro, di sicuro non è in crisi. È in crisi l'indice, scioperi generali inutili e divisivi, come quello fatto dalla CGIL e dalla UIL il 18 dicembre ultimo scorso.
si evidenziano, a mio avviso, sempre di più due linee tra loro non sovrapponibili, che hanno come demarcazione proprio quello sciopero e vedono per noi un ruolo da protagonisti di un sindacalismo moderno, riformista e coraggioso. Noi quello spazio ci candidiamo a ricoprirlo. In fondo l'abbiamo già fatto con tanto successo. L'abbiamo fatto nel 2010 a Pomigliano e Mirafiori, quando per primi abbiamo saputo scegliere il lavoro piuttosto che la cassa integrazione e l'assistenza, risultando vincenti grazie all'alleanza che vide a fianco a noi una coalizione di sindacati che risultò maggioritaria e trionfante. L'abbiamo fatto nel 2020, nella prima terribile fase della pandemia, rifiutando una posizione della Confindustria che voleva le fabbriche aperte, senza tener conto della salute dei lavoratori, e quella di finti autonomismi nazionali che addirittura proclamarono scioperi chiedendo la chiusura delle fabbriche. Non lo dite a Vittorio, perché il sindacato chiede la chiusura delle fabbriche perché potrebbe ritornare fuori dalla tomba. Non lo scegliamo né l'una né l'altra via, perché erano entrambe sbagliate, ma costringemmo ad un tavolo negoziale la FSA, la CNHI e la Marelli, stipulando il primo accordo, primo protocollo per la salute e sicurezza, che fu poi integralmente copiato da Palazzo Chigi, che è ancora in vigore, tra l'altro, anche se il 31 giugno finalmente dovrebbe terminare, che poi fu integralmente copiato da Palazzo Chigi e permise a milioni di lavoratori di continuare a produrre. Nei nostri luoghi di lavoro non c'è mai stato nessun focolaio di infezione, grazie ai protocolli che questa organizzazione per prima ha dimenticato e stipulato insieme alle nostre controllate. Essere riformisti però richiede coraggio e competenza per poter operare le scelte giuste al momento opportuno, non seguendo mai la via più breve e popolare. Essere cioè capaci di rifiutare la strada del massimalismo e del populismo, non ondeggiando seguendo in modo furbesco l'ultimo sondaggio o i like sui social, che poi come si vede hanno pochissimo spazio, dopo un po' finiscono per tornare indietro, come succede ai partiti giallo-verdi domenica, non più tardi che domenica scorsa. Nel cammino che si compie bisogna seguire una linea il più possibile lineare e riconoscibile. E noi abbiamo una stella polare che ci aiuta a orientare i nostri passi. Sappiamo che il bene del lavoratore non può mai prescindere dal bene dell'azienda in cui opera e che i diritti e i doveri devono sempre essere tra loro in equilibrio. Sappiamo che magari queste due parole d'ordine sono giudicate un po' sempliciotte dai grandi filosofi, loro così snob e così ricercati dai giornaloni, abituati ai grandi tavoli di concertazione. Ma dove stanno questi tavoli di concertazione? Non ce ne sono più da decenni. Gli ultimi abbiamo frequentati io e qualche Grandusera, qualche 40 anni fa più o meno, i tavoli veri di concertazione. E alle grandi sale verdi, ma che ci vanno a fare? Tanto prendono soltanto gli ordini da parte di Draghi, quindi lasciassero perdere di andare a fare gli incontri nelle grandi sale verdi. Noi possiamo affermare con tutta la nostra infinita umiltà che proprio per i comportamenti coerenti che abbiamo nei luoghi di lavoro, fondati su quelle due parole d'ordine semplici, che veniamo premiati dal voto dei lavoratori ogni qualvolta che ci viene consentito di partecipare e di crescere. 21 anni fa, quando mi avete onorato di eleggermi la prima volta in questo prestigioso incarico, la firma c'era al 75% in Fiat e al 60% a Torino. Oggi, grazie al vostro lavoro, e basterebbe guardare questa sala che è perfettamente rispondente a quello che dico, i rapporti si sono rovesciati. Solo il 40% dei nostri iscritti stanno in aziende Fiat ed ex Fiat, e solo il 30% sta a Torino. Pensate quanto lavoro, quanta costante crescita, soprattutto nei nuovi territori. Oggi siamo presenti in 60 province, ed eravamo presenti in 15 province quando sono state eletto io, e nel tessuto della piccola e media fabbrica.
ma non può e non deve bastarci. Dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi per crescere, siamo già un sindacato grande, ma abbiamo l'ambizione di diventare un grande sindacato, che non è come la storia del pennello. Si aggiungono perché vada rapidamente verso quella stivata, rapidamente verso quella direzione. Quelli tradizionali del sindacato del contratto abbiamo migliorato la presenza, l'efficienza dell'assistenza fiscale, previdenziale e quella ai pensionati. Ma con la sottoscrizione in 9 CNR in diverse aree del lavoro dipendente, industria, terziario e servizi, siamo certi che la crescita della nostra organizzazione diverrà impetuosa, grazie al rilancio di un'importante dotazione di bilateralità, sempre più capace di fornire servizi a aziende, servizi veri, non finti, non farci PL sotto Will, capace di fornire servizi a aziende e lavoratori. A partire dal welfare e dalla formazione professionale, che sempre più rappresenta l'unica vera garanzia attraverso l'upskilling e reskilling, per far incontrare domande e offerte e salvare il lavoro in questa fase convulsa di transizione e di cambiamento continuo. Quello che è stato nello scorso secolo l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è ora la formazione continua, l'aggiornamento delle competenze. L'unica garanzia della conservazione del lavoro è attraverso il continuo aggiornamento delle competenze. La FIFMIC nostra si candida alla guida di chi vuole salvare il lavoro e non il posto di lavoro. Noi non siamo abbarbicati alla Whirlpool, poveretti loro. Noi siamo abbarbicati affinché attraverso la formazione professionale, poi vi parlerò di tempo, per esempio, per fare un esempio concreto, si vada verso la formazione che consente di mantenere il lavoro che c'è in quel momento, non il lavoro che c'era 10 anni prima. I doni non ci stanno più se non qualche artigiano che fa cose particolari di legno. Parliamo di politiche attive del lavoro, quindi il programma GOLD si inserisce nell'ambito della missione 5, componente 1 del PNRR. La sezione del piano è dedicata alle politiche del lavoro. Si tratta del perno dell'azione di riforma nell'ambito delle politiche attive del lavoro, che oltre a GOLD prevede il varo di un piano per le nuove competenze, il potenziamento dei centri dell'impiego e lo sferzamento del sistema duale. L'orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR e si tratta quindi del quinquennio 2021-2026. Le risorse complessive sono pari a 4,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono 600 milioni per il rafforzamento dei centri per l'impiego, di cui 400 già in essere e 200 aggiuntivi, e 600 e altri 600 milioni per il rafforzamento del sistema duale. Purtroppo su questa materia decisiva esiste un ritardo preoccupante, di cui chiediamo al ministro Orlando di farsi carico, altrimenti una delle risorse fondamentali per salvare il lavoro in questi tempi di velocissima transizione rischia di non far mai decollare l'occupazione dei giovani, delle donne e del sud, di cui abbiamo una grande necessità. Da quello che vediamo però, sia partecipando direttamente al tavolo del confronto con il ministro su questa materia delle politiche attive, sia nella nostra realtà quotidiana, è che esistono fortissime resistenze da parte delle grandi centrali confederali, sia datoriali che sindacali, nell'abbracciare questo approccio moderno riformista sul mercato del lavoro, che impediscono di fatto di marciare verso le politiche di reinserimento lavorativo. Costoro preferiscono mantenere i lavoratori agganciati al carrozzone dei sussidi, della cassa integrazione di un lungo corso, che affrontare un percorso complicato ma ineluttabile che incroci fin dalla scuola lavoro e formazione, dia le necessarie competenze lavorative in grado di rimanere attivi sul mercato del lavoro attraverso percorsi di crescita professionale e di riprofessionalizzazione e proceda anche attraverso l'eliminazione dei famosi marichetto ad un rafforzamento dei centri del ruolo, dei centri dell'impiego ed anche dell'AMPAL, finalizzato al famoso incrocio tra domande ed offerta di lavoro che troppi guai sta provocando all'economia del paese. Chiediamo al ministro Orlando quindi di non farsi trascinare da vecchie discussioni solo ideologiche,
e di marciare deciso verso quella riforma del mercato del lavoro attraverso nuovi strumenti come il programma CROM, che anche la legge di bilancio 2022 ha deciso. Il messaggio che abbiamo ricevuto oggi dal ministro, anche la telefonata che mi ha fatto qualche giorno fa, ci rincuora perché indirizza la discussione verso noi fortemente avevamo voluto e ci rendiamo disponibili a proseguire il confronto di tale importante materia anche a nome della CONSOL. Qui parlo di una cosa fondamentale, i valori della democrazia liberale. Attraverso l'etica della responsabilità, non rifuggendo le problematiche anche quando queste sono complesse, affermiamo con orgoglio che siamo europeisti e atlantisti, riconoscendo il nostro fermo e convinto ancoraggio ai valori della democrazia liberale che abbiamo conosciuto quasi 80 anni di pace e della libertà che hanno permesso uno sviluppo in grado di offrire ai cittadini e ai lavoratori benessere e reddito. Certo, non mancano i problemi contro i quali siamo impegnati ogni giorno. La diseguaglianza, i troppi esclusi, la distanza tra coloro che sono troppo ricchi e gli strati sempre più poveri della popolazione, l'arretratezza del mezzogiorno, le donne troppo spesso escluse e marginate dal lavoro, i giovani per i quali il nostro paese ha la maglia nera in Europa, il diffuso sfruttamento dei lavori cosiddetti poveri, i troppo numerosi incidenti sul lavoro, il cuneo fiscale che drena risorse al lavoro e tanti altri sono i problemi che abbiamo. Winston Churchill disse: molti dicono che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezione fatta per tutte le altre forme di governo sperimentate finora. Grazie alla democrazia, anche se troppo spesso ce ne dimentichiamo, alla libertà che ne deriva, che noi oggi siamo qui, potendo esprimere il nostro pensiero senza costrizioni ideologiche, mentre in tantissimi altri paesi non avremmo potuto farlo. E ne auspichiamo che anche il popolo curdo possa un giorno farlo, che anche le donne afghane non siano costrette al burka e possano tornare a scuola, che la popolazione LGBTQIA+, polacca e ungherese, sia libera di professare la propria identità sessuale, che i cittadini di Hong Kong non siano repressi, che il popolo ceceno, georgiano, dell'Ossetia, che i popoli ceceni, della Georgia, dell'Ossetia, non debbano più sottostare a una feroce dittatura militare, che in Africa terminino i propri massacri etnici e religiosi, che in Russia non si rischino più 15 anni di carcere per aver pronunciato la parola guerra, che in Nord Corea abbiano da mangiare tutti e non solo la cerchia di amici del dittatore, che negli USA finisca una volta per tutti l'ipocrisia che ti costringe a uscire dall'emporio con la bottiglia di birra nascosta in un sacchetto di carta, ma ti consente di uscire dal negozio d'anni con il fucile attestato ben in vista, che ci sia in tutto il mondo la libertà per le donne alla maternità consapevole e alla possibilità di scelta, e lo dice un sindacato che inizialmente si chiamava Filippo Lancisola Cristiani, di ispirazione cristiana, che finisca l'odio razziale e quello tra i popoli, che ci sia la pace e la prosperità. Cari amici e cari amiche, la libertà, la democrazia, la pace sono i beni preziosi che fino a che ci sono neanche ne abbiamo la piena consapevolezza, ma quando mancano ce ne accorgiamo. Per questo dobbiamo avere il coraggio di difendere la democrazia e la libertà in ogni momento e con ogni mezzo. L'Italia non sempre ha goduto di libertà e di democrazia. Nel 1938 il Parlamento fascista ha emanato le leggi razziali contro gli ebrei, il nostro paese, non la Germania, che tanti lutti hanno provocato a milioni di uomini, di donne e bambini colpevoli di nulla, ma la maggioranza dei nostri padri, quando si promulgò quella legge, dei padri e dei nonni, se si erano più giovani, si voltò dall'altra parte, chiuse gli occhi di fronte all'orrore. Ma anche in tempi più moderni, l'estremismo ideologico, la mafia, il sospetto cospirativo hanno provocato dei rallentamenti nel processo di crescita democratica del paese rischiando a volte di farci tornare indietro. Gli anni di piombo, le sfide della mafia allo Stato,
I numerosi attentati dinamitati che hanno purtroppo costellato e insanguinato la nostra vita senza soluzione di continuità dagli anni 80 fino all'uccisione di Falcone e Borsellino. Tutti questi fatti però hanno sempre trovato opposizione e provocato una forte reazione popolare alla quale il sindacato ha contribuito in modo spesso decisivo, ponendosi alla testa di coloro che hanno difeso la democrazia e le nostre istituzioni e divenendo barriere argine contro ogni tentativo di destabilizzazione per cima. Lo dice uno che alla tenera età di 18 anni si è ido sul treno per andare a Reggio Calabria, dove non arrivavano mai, perché le bombe sui treni, sui binari ci fermarono a 35 km da Reggio Calabria. E lo dice la categoria e la presenza di Pico Martinelli, era presente in piazza della Loggia nell'attentato fascista. Noi siamo quelli che in prima fila non hanno mai tentennato a scendere in campo a difesa della libertà, della democrazia e dei valori della pace. Non abbiamo mai confuso l'aggressore con l'aggredito, come oggi capita a troppi pacifisti dell'ultima ora, capaci di sostenere cause indifendibili, al di là di ogni ragionevole dubbio e senza tener conto di elementari evidenze. Se sono carri armati russi sul popolo ucraino, è ragionevole pensare che si tratti di una brutale invasione militare. Se Putin dice che vuole salvare i cittadini del Donbass, o ha una pessima visione della geografia, perché per prima cosa ha cercato di prendere Kiev, senza riuscirci, che sta a 800 km dal Donbass. Quindi, pessima visione della geografia. Oppure, peggio ancora, continua a bombardare Leopoli, che sta a 1300 km dal Donbass. Non mi sembra che la sua intenzione sia soltanto quella di salvare le povere popolazioni russofone del Donbass. Gli ammiratori non strani di Putin dichiaravano da 3 mesi che in 3 mesi l'autocrate russo avrebbe potuto dichiarare all'inizio che l'autocrate russo avrebbe potuto sventrare l'Ucraina come quando voleva, che la resa di Kiev era un dovere morale perché non si combatte una guerra già persa. Perfino il paragone con la resistenza italiana non reggeva, secondo costoro, perché i nostri partigiani avevano la possibilità reale di vincere mentre quelli ucraini no. E ora diventa la loro principale preoccupazione, dopo che sono stati respinti a Kiev, che Putin non deve essere umiliato. Ma mettetevi d'accordo tra di voi, è una cosa o è l'altra? O è l'altra cosa? Li ho citati perché la guerra, purtroppo, è una cosa vera, terribilmente seria. Nessuno dovrebbe cercare 5 minuti di pubblicità sui troppi morti, decine e decine di migliaia, sui troppi senza casa, scappano almeno 7 milioni di persone tra i rifugiati interni e sfollati all'estero, sulle tragedie umane che purtroppo si consumano ogni ora sul martoriato terreno ucraino. Non datevi di retta, sono dei miserabili che non meritano neanche un minuto del vostro tempo per vedere questi spettacoli scemi in TV, pieni di foto e con la palla, salti in banchi, falsi professori, conduttrici e conduttori che in cambio di un punto di audience trasmetterebbero pure omicidi in diretta. E ai soliti noti fake commentatori che vi narrano dell'inutilità delle sanzioni, sappiate che la governatrice della Banca d'Italia russa disse fin dai primi giorni della guerra che i russi dovevano abituarsi a prodotti in voga negli anni 80 ed è stata buona profeta. Dalle linee di montaggio delle fabbriche automobilistiche russe escono in questo momento auto senza ABS, senza airbags, addirittura senza cinture di sicurezza. Stanno pensando, è un progetto reale, fatto dal Ministero dell'Industria, stanno pensando di rieditare la vecchia Moskowitz, cioè la 125 che si faceva a Togliatti. L'abbandono della Coca-Cola, non ho fatto in tempo a citare l'ultima cosa orrenda in pratica, che sono stati gli hamburger, l'ho visto solo ieri sera, gli hamburger di McDonald's, l'ho visto solo ieri, in Italia, in versione autarchica. L'abbandono della Coca-Cola
ha costretto un oligarca locale a produrre una versione patriottica che il pubblico ha giudicato in sapore, senza bollicine e con colore diverso. Sono sempre più numerosi i mezzi corazzati che vengono catturati in Ucraina, che sono equipaggiati con microprocessori tolti dalle lavatrici e dai frigoriferi. La Russia non ha prospettive, nessuna prospettiva in regime di economia di guerra autarchica. La sua economia, tolto il valore del commercio del gas naturale e del petrolio, vale meno della Bulgaria, con tutto rispetto che in sala c'è qualcuno imparentato con qualche bulgaro. Vale cioè il 2% del commercio mondiale, nonostante le risorse petrolifere e il gas. Il rublo, fuori dai confini russi, vale più o meno la famosa pizza di fango del Camerun, se vi ricordate, una famosa trasmissione che si faceva tardi la sera qualche anno fa, quando ancora i Rai si vedevano spettacoli decenti. Il rapporto con la Cina, che è un vero gigante mondiale, al contrario della Russia, porterebbe la Russia ad un evidente ruolo di subalternità che Putin non potrebbe mai accettare. Bisogna essere seri, consapevoli e informati, perché purtroppo questa guerra è vera, non è un videogame. Sta alle nostre porte in Europa, contribuirà moltissimo a determinare nuovi equilibri geopolitici nel mondo e nulla sarà più come lo avevamo conosciuto e sta accelerando in modo drammatico le transizioni germaniche, mutandole in modo significativo il loro percorso. Pensiamo solo alla lotta al cambiamento climatico, all'approvvigionamento delle materie prime, non solo energetiche, come vedremo più avanti nella relazione introduttiva. Intanto sarà bene affermare che è stato Putin a attaccare un paese sovrano, proprio perché l'Ucraina aveva deciso di sposare i valori della libertà e della democrazia. L'Italia, insieme all'Occidente, farà bene a mantenere un sostegno al popolo del governo ucraino in grado di aiutare la sua resistenza con tutti i mezzi, dalle sanzioni alla fornitura di armi alla costante attività diplomatica. Siamo convinti che sia giunto giusto lo slogan: se l'Ucraina smette di combattere, finisce l'Ucraina, se la Russia smette di combattere, avremo la pace. Così come l'esercito anglo-americano fornisce di armi ai nostri partigiani, dei francesi, dei libertini durante la seconda guerra mondiale, e questi dettero un contributo fondamentale a far terminare la guerra, altrettanto dovremmo fare noi, senza far mai mancare la forza della nostra iniziativa diplomatica. Purtroppo, non dico Sara, purtroppo la guerra sarà lunga, ci lascerà terribili immagini di fosse comuni, ieri ne hanno trovato ancora un'altra, di treni frigo pieni di passacchi di plastica, di supermercati adibiti a camere mortuarie, di teatri che dovremmo salvare e invece sono diventati dopo centinaia di bambini, donne e anziani, di madri che piangono i figli. E gli strascichi economici che lascerà saranno difficilmente contabilizzati. Basti pensare ai costi della ricostruzione, alla carestia che sta provocando in Africa proprio il grano, del mais e dei semi da sole. Ecco perché, anche e soprattutto in questo caso, invito tutti a riflettere e venire a parlare per sentire dire, di informarsi su più fonti e di avere sempre la consapevolezza di chi è l'aggressore e di chi è l'aggredito. L'altra preoccupazione che abbiamo in questo momento, almeno io, è che scenda l'attenzione morale e l'attenzione dell'opinione pubblica, che oggi è a forte sostegno della resistenza del popolo ucraino. La Russia fa affidamento che il ventre molle dell'egoismo dell'Occidente prevalga alla lunga e permetta a loro di conquistare l'Ucraina come primo passo per un riequilibrio strategico che veda la Russia in posizione centrale. Vedo Sara, credo che Sara stia facendo partire un video. Buongiorno, vengo dall'Ucraina. Mi chiamo Iliana e da più di 2 mesi vivo nella sudicia d'Italia. Sapete, ero una persona molto felice. Ero una nipote, una figlia, era una sorella, un'amica, una moglie e una madre. Ho una laurea, ho un lavoro gratificante. Un lavoro dove vengo apprezzata. E adesso non so quando tornerò a casa. Grazie.
Il 23 febbraio mio nonno ha compiuto 80 anni. 80, vi rendete conto? Ha vissuto il dopoguerra. Ha avuto un'infanzia terribile. Adesso ha 80 anni e viene incontro un'altra guerra. Ho una grande famiglia e noi avevamo intenzione di andare a farle tutti insieme gli auguri per questo grande giubileo. Ma già la mattina del giorno 24 abbiamo scoperto che eravamo in stato di guerra. Non posso trasmettervi cosa ho provato, è difficilissimo, semplicemente impossibile. Quel dolore, un vero dolore. Prego Dio che nessuno lo provi, perché è spaventoso per davvero. I nostri dirigenti ovviamente ci hanno mandato a casa, perché tutti a casa avevamo le nostre famiglie. Sulla via per casa l'unica cosa che sapevo, che speravo, era di tornare più presto per abbracciare i miei bimbi. Non so trasmettervi cosa significa camminare per strada, passando davanti a una scuola, dove studiano i ragazzi, immaginare in preda al panico e al terrore che questi edifici, davanti ai quali passi tutte le mattine, verranno distrutti. I ragazzi non avranno più dove tornare a studiare. Tutti i trasporti erano bloccati per la grande affluenza di persone, le quali volevano arrivare più presto a casa, ma non era possibile muoversi. Io abito a 20 minuti a piedi dal lavoro, dunque tornavo a piedi. Nel frattempo in strada c'era una gran confusione, la gente era nel panico. I negozi di alimentari erano stati svuotati durante le prime ore e tutti i prodotti di lunga conservazione erano stati presi. I medicinali per adulti, bambini, anziani sono stati tutti presi. Alcuni medicinali essenziali per la sopravvivenza sono stati letteralmente spazzati dagli scaffali. Nei due giorni a venire sono state sistemate le cose, ma le persone erano chiaramente spaventate. Al lavoro hanno detto di non andare, che saremmo stati chiamati solo se necessario, solo nei casi di urgenza. Per cui ci hanno detto restate con le vostre famiglie, la cosa più importante. La stessa sera abbiamo cominciato a pensare dove nasconderci. Le sirene erano terribili, si ripetevano quasi ogni ora. Siamo stati fortunati io e mio marito. Tempo fa abbiamo costruito un grande garage e sotto una grande cantina. 6 metri per 5. Soffitto e pavimento in calcestruzzo. Pareti di blocchi di pietra. Altri rinforzi simili alle costruzioni a più piani. Per cui lì abbiamo deciso di fare il nostro rifugio antiaereo. Chiaramente non potevamo essere soli. Noi in famiglia siamo 5. Io, mio marito, 2 bimbi e mio suocero. Si sono unite a noi vicini, che erano altre 6 persone, e poi ancora altre 6. Un nostro amico con la famiglia di 2 figli. Ovviamente non potevamo rifiutare, poiché non sarebbe stato umano. Le nostre 3 famiglie si nascondevano nella cantina. Ci siamo sistemati. La prima notte ci siamo sistemati alla bene e meglio. Qualche sedia, qualche coperta, dei cuscini, generi alimentari, acqua. Il giorno dopo abbiamo portato i materassi, forno a microonde, stufa, più acqua. Abbiamo improvvisato i servizi igienici, in primis per i bambini. Abbiamo portato vestiti più caldi, più coperte. Abbiamo fatto i posti letto,
Passi a sedere. Abbiamo portato le poltrone a sacco, nelle quali i bambini potevano sia stare seduti che dormire comodamente. C'erano tante conserve, prodotti a lunga conservazione, frutta, noci, cioccolato. Ciascuno ha portato tutto ciò che aveva. Abbiamo cercato di avere tutto il necessario. Avevamo tutto pronto. Ma non immaginavamo che proprio quella sera avremmo dovuto dormire lì. Dormire nella cantina. Spero non dovrete mai conoscere cosa questo significa, davvero. È terribile. Dormi e senti la sirena. In questa atmosfera ti addormenti, per i nervi e per la stanchezza. Non si poteva reggere tanto. I nostri mariti non lo sopportavano. Era molto difficile vedere le mogli e i figli così. Già dai primi giorni il nostro governo raccomandava di andare via, di portare via le donne, i bambini, gli invalidi, le categorie protette. I nostri mariti hanno aperto l'argomento, ma noi non volevamo ascoltarli. Non potevo immaginare una cosa simile. Però un discorso dopo l'altro ho cominciato a chiedere ad Anna, dalla quale attualmente vivo qui in Italia. Abbiamo studiato insieme, finendo nel 2004. Noi ci tenevamo in contatto e le ho chiesto come funzionavano i rifugiati ucraini in Italia. E lei mi ha subito risposto, vieni. Capite che reazione ha avuto? Ho pianto. La persona con la quale per 16 anni ho avuto dei contatti e con la quale ci incontravamo quando lei viaggiava dall'Italia all'Ucraina, semplicemente mi ha scritto vieni, vi aspetto. Però non potevo andare sola, non avrei potuto, non sono così coraggiosa. Quindi io e la sorella di Anna, Luda, che non era coraggiosa come me, ci siamo sentite e io e lei con 4 bimbi ci siamo preparati per partire. Poi siamo diventate 3, con la sorella di mio marito Natascia. Siamo quindi partite per Leopoli, però io mi dirigo da Anna in Italia. Luda era diretta in Polonia dalla sua figlia maggiore. Natascia invece era diretta in Croazia. Eravamo tutte di strada fino a Leopoli. Io non volevo andare. Ho preparato per me i miei bimbi degli zaini da 20-25 litri, in cui c'erano soltanto vestiti, biancheria, asciugamani, spazzolini, magliette, pantaloncini. Non entrava più nulla. Io invece non ero pronta per partire. Erano pronti i vestiti e gli zaini, ma non ero pronta per andare. Speravo che sarei potuta non partire. Volevo ringraziare Marianna, perché la voce che avete sentito da attrice consumata era quella di Marianna Gagliazzo, che ha contattato attraverso la Croce Rossa questa signora, che ha provveduto a tradurre prima in inglese grazie ad una comune amica della Croce Rossa, e poi dall'inglese all'italiano l'ha fatto invece Marianna. E grazie tanto a Marianna, un applauso. L'invasione però della Russia dell'Ucraina viene dopo almeno 3 grandi crisi che si sono succedute in un decennio.
quella dei subprime del 2008, la crisi dei debiti sovrani nostra e degli altri paesi BRICS, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. Dopo la terribile pandemia, che questa è ricordata bene da Sergio, quindi non so altro, comunque considerazione su quello, e l'invasione alla Russia, cioè nei confronti della Russia, è un acceleratore negativo degli andamenti economici, con il rischio di trascinarci in un vortice di stagflazione del quale avremmo fatto volentieri a meno. Ma dentro questo vortice ci siamo e dobbiamo capire cosa si può fare per reagire. In premessa mi piace ricordare che noi siamo della scuola economica neo-keynesiana di Stiglitz, Fidussi per esempio, che sulle tracce del famoso discorso di Bob Kennedy, non so se va adesso o se va dopo, vedo cosa continua. Quando finisci la frase, devi finire la frase. No, quando finisci la frase. Ah, ok. Hanno cercato di trovare vie nuove per indicatori economici con la maggiore veridicità del freddo prodotto interno lordo, che è la somma dei beni e dei servizi prodotti. Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terribili. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di NATO, missili e testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di spavento. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra coscienza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere amici. Se si dice che l'Italia ha cresciuto la sua ricchezza del 6-7% nel 2021, non tutti gli italiani hanno visto crescere la loro capacità di spesa della stessa misura. Ci sarà, per paradosso, uno che è cresciuto del 13,4% e un altro che è rimasto a zero. La famosa media è quello di tenere russa, dal 6-7%. Fino al 2008, quando si pubblicavano le misure del PIL, era un piacere perché era sempre in crescita. Ma da quando la crisi dei subprime ha colpito, tutto è cambiato nel mondo. Ma fin tanto che la scuola economica dei neo-keynesiani non troverà un sistema alternativo per misurare il reale stato di benessere della popolazione di uno Stato, purtroppo abbiamo a disposizione solo il stretto metodo del PIL per descrivere il trend economico di una nazione, soprattutto di una nazione. Solo che nel farlo però cerchiamo sempre di ricordarci la simmetria del dato, ricordiamoci il plus e continuiamo a pensare, magari in modo romantico, che il ruolo del sindacato sia sempre stato e sempre sarà destinato a proteggere i meno tutelati.
scatti e a tentare di non far divaricare troppo la forbice tra i pochi molto ricchi e i tanti che ricchi non sono. Ovvero sia, il ruolo del sindacato dovrebbe essere quello di intervenire per dare maggiore densità possibile alla distribuzione della ricchezza prodotta. Ricordate la parola prodotta, che poi troveremo quando parleremo di produttività. La crisi che oggi ha portato, che abbiamo disposto per carenza di materie prime, aumento dei prezzi, riduzione della crescita complessiva dell'economia mondiale, nasce ben prima della guerra ed è una diretta conseguenza di un certo tipo di globalizzazione, ha mostrato tutte le sue evidenze, carenze e fragilità, non appena il mondo ha dovuto subire 3 crisi consecutive in poco più di 10 anni e l'egoismo dell'economia totalmente finanziarizzata non ha trovato il modo di reagire con tempismo e con efficacia. In particolare, l'Europa ha mostrato tutta la sua debolezza di quella che è un'unione monetaria senza unione politica. Tu stavi un attimo, guardi, se non fa parte della relazione, non fa parte della cazziata, se non prevedo di tornare in 5 secondi, vengo a prendere. In particolare, la crisi pandemica ha trovato i paesi forti del nord Europa allora a pensare che il problema fosse solo italiano, reagendo con troppo ritardo all'ondata pandemica che stava allontanando tutta l'economia mondiale. Prima di varare il MES, lo SURE e poi l'ottimo piano Next Generation EU, l'Europa ha ritardato in modo eccessivo gli interventi a sostegno dell'economia, provocando un crollo del PIL europeo maggiore di quello americano e simile a quello cinese. Fatto sta che il 2020 è stato un anno terribile per tutte le economie mondiali, con crollo del PIL vicino al 10%. Una stasi che ha colpito sicuramente il turismo, ma di cui è avvenuta in maniera consistente il settore manifatturiero, avvenuta proprio in un momento in cui nel mondo cresceva la consapevolezza e procede rapidamente alla transizione ecologica per contrastare il cambiamento climatico. Quando poi l'economia ha ripreso a correre, in particolare per la manifattura in Europa nel 2021, praticamente, con l'Italia una volta tanto in testa all'economia mondiale, sono cominciati i problemi dovuti alla rarefazione sul mercato delle materie prime e dei semi prodotti, esemplare l'esempio dei microchip, ma non solo dei microchip, con conseguenti tensioni sui prezzi che hanno provocato effetti importanti di inflazione. L'invasione russa dell'Ucraina ha completato la frittata, dando un'ulteriore spinta alla rarefazione delle materie prime e dei semi lavorati. Si pensi che soltanto nella acciaieria Azovstal, famosa per la resistenza degli ultimi resistenti di Mariupol, nel 2019 l'Italia solo da quella acciaieria aveva importato quasi 4 milioni di tonnellate di acciaio, fatto di brame, billette, coils, eccetera, eccetera. E ha avuto un altro problema. Improvvisamente ci si è resi conto che l'Italia era diventata dipendente dall'importazione di gas russo, arrivata a oltre il 40% del totale consumato in Italia. Era neanche la metà nel 1994. Chissà perché cito proprio il 1994, forse vi ricorda qualcosa. In buona compagnia di Austria e soprattutto di Germania. Chissà perché penso a Schröder, che nel frattempo diventava componente importante del CDA di Gazprom. Il nome di quell'altro non può fare, ma quello che dorme nel lettone di Putin, quindi potete tranquillamente ricollegare la memoria. Fatto sta che oggi ci ritroviamo con un'inflazione intorno al 6%, gli economisti dicono che nel 2023 tornerà di nuovo intorno al 2%, io finché non vedo non ci credo. Con un PNRR che dovrà tener conto della necessità urgente e inderogabile di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e con un programma straordinario di finanziamento europeo per 200 miliardi per il piano cosiddetto Repower EU e con una globalizzazione che dovrà trovare gli equilibri perduti mentre la corsa al cambiamento climatico non può essere interrotta né tantomeno invertita. È esattamente quella che i giornali e gli economisti chiamano la tempesta perfetta. In più si sta aggiungendo un'altra problematica,
quella che alcuni economisti cominciano a considerare, che è il reshoring e il friendshoring, che vogliono dire due parole, tra poco lo troviamo. L'analisi più lucida della situazione attuale europea l'ha fatta chi diceva, a proposito della Germania, che la visione di comprare a basso costo materie prime come gas e petrolio russo e produrre a basso costo in Cina ha subito un brusco bagno di realtà e non può più funzionare come una volta. È finito un mondo, prima il Covid, adesso con la guerra in Ucraina, la cui durata pare sempre più incerta. Questo duplice cigno nero trasformerà anche le forme della globalizzazione. Non sarà un processo repentino, ma molto destinato a cambiare. Un crescente numero di imprese del mondo occidentale sta scoprendo il valore di avere autonomia strategica sulle tecnologie chiave, sulla produzione di tecnologie chiave, e di poter contare su fonti di approvvigionamento diversificate e sicure, anche sotto il profilo geopolitico di materie prime e beni intermedi. Molte catene di fornitura e subfornitura si faranno più corte, più tracciate, più governabili. Autonomia e sicurezza faranno premio su considerazioni basate sul basso costo dei fattori nell'allocazione degli investimenti produttivi. In questo contesto, un paese come l'Italia, dal cuore manifatturiero ancora vivo e pulsante, fra le tante minacce può cogliere qualche importante opportunità. Il tema dell'attrazione di investimenti produttivi e del reshoring, cioè del rientro in Italia, in Germania o negli Stati Uniti, di attività localizzate in paesi a basso costo di lavoro, è destinato ad assumere un valore ancora più strategico. Il segretario al tesoro americano, Yellen, l'ha definito recentemente in modo perfetto, friendshoring, cioè fare affari soltanto tra amici che la pensano allo stesso modo, che condividono gli stessi valori. Sarebbe un cambiamento epocale rispetto al mondo che è durato fino a ieri, in cui si pensava che il business globalizzato portasse comunque in sé una naturale spinta verso una società liberale e verso la democrazia. Per l'Italia diventa quindi una priorità capire cosa fare per stimolare le imprese a trasferire in Italia attività produttive che in precedenza venivano svolte in stati extra UE. Peraltro, mai come in questo momento, si registra grande interesse da parte di numerose multinazionali, penso a Intel per esempio, a localizzare in Italia significativi investimenti produttivi. Spesso a elevato contenuto tecnologico, o penso alla Gigafactory che sta iniziando a produrre Fiat con partner, Fiat Stellantis con partner a Denver. Interesse però non significa di per sé scelta di investimento, perché questa viene adottata solo dopo una valutazione comparativa tra i vari paesi, tra cui il nostro. Il tema dell'attrattività degli investimenti esteri diventa quindi centrale. A tutto questo si oppongono due semplici considerazioni. Difficilmente India e Cina accetteranno supinamente un cambio di scambi commerciali dettato dagli USA senza reagire con iniziative commerciali uguali e contrarie. Ma soprattutto avverrà che il consumatore occidentale, cioè voi, cioè noi, dovrà abituarsi a pagare di più merci che prima pagava meno. Perché un conto è produrre in Cina, altrimenti proprio in Italia dal punto di vista dei costi. Come per la transizione ecologica, anche per il reshoring deve essere chiaro che produrre in Europa o negli USA o in Italia ha dei costi molto più alti che produrre nell'est del mondo. Noi per parte nostra rimaniamo nell'idea che quando non c'è commercio avanzano gli eserciti e noi siamo della pace. Probabilmente bisognerà ripensare alla globalizzazione, ma non dividere il mondo tra precise aree di influenza, tra loro chiuse e non comunicanti. Andrà ridimensionato sicuramente non solo nell'approvvigionamento energetico il ruolo della Russia, che va considerata per quello che è, un paese piccolo dal punto di vista economico, possessore di tecnologie largamente e mediamente obsolete. Vediamo che cosa fare per tentare di combattere la tempesta perfetta. Per tentare di arginare
Gli effetti di tale tempesta perfetta potrebbero provocare crisi sociali di enormi dimensioni. L'Unione Europea, forte di una nuova possibile autorevolezza dopo la Brexit, dovuta alla presenza di Mario Draghi e alla guida dell'Italia, a una stabilità spagnola, all'accordo di governo trovato in Francia e all'importante riconferma, ultima, domenica scorsa, anche se i giornali italiani, anche se è avanti nel lato sardietto, grande vittoria delle sciocche. Io la stampa italiana francamente non so più come si dà, appunto dato che la leader di Rossambla ha detto che si stanno propagandando delle bugie. L'importante di confermare però di Francia si è mosso lungo tre direttrici fondamentali che stanno guidando la politica economica europea. Uno, il contrasto al cambiamento climatico attraverso il cosiddetto European Green Deal. 1.800 miliardi che traccia le condizioni con cui tutti gli stati devono riformarsi, salvo poi quando fanno un passo avanti dicono bisogna riformarsi, tutti gli stati dicono ah ma come nel 2035 non si potrà più vendere automobili elettriche, ma se c'è scritto 20 anni fa è stato deciso, adesso tutti quanti come delle vergini, poi dire pure qualcosa su questo, e invece come delle vergini si accorgono che sul secolo nel 2035 non si potrà più vendere macchine non elettriche. Strumento direttamente conseguente pubblicato al primo Next Generation EU, che stanzia un terzo di circa 1.800 miliardi che sono stanziati dal Green Deal, European Green Deal, per avviare delle politiche di riforma che sono state chiamate Next Generation EU, che in Italia si chiama PNRR. Ultima cosa che è stata fatta dall'Europa è il Power EU, volta a creare una nuova geopolitica dell'energia che ci affranchi dal monopolio russo, se per parlare sono stati stanziati 200 miliardi, non si capisce quanti additivi e quanti sostitutivi del Next Generation EU, ma questo lo lascio decidere nei prossimi mesi dal Consiglio europeo, non mi azzardo a dare io un parere. Qua mi preme sottolineare due dati. Il primo, l'Europa ha iniziato il suo percorso nel secondo dopoguerra partendo proprio dall'energia. Come Bauer sa, si chiamava CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di cui a lungo sono stato uno dei delegati italiani che andava a discutere a Bruxelles quando mi occupavo di quel pazzo da Agostino Conte di siderurgia. E proprio della questione energetica dovrebbe trovare un nuovo slancio per andare oltre la federazione dei singoli stati sovrani e definire in via compiuta la sua unità politica, economica e della difesa. Il secondo dato è che il combinato disposto tra le tre direttrici su cui si sta muovendo l'Europa costituisce un formidabile strumento di politica industriale. La politica industriale, come non ne abbiamo mai conosciuto. Spesso il sindacato, soprattutto la FIOM, quando non sa che pesci pigliare durante una crisi o una ristrutturazione, dice che non è sufficiente dover produrre un'azienda perché serve che il governo faccia atti di politica industriale. Avete sentito tante volte nella vostra vita, ho sentito un miliardo di cose, ah, senza una misura di politica industriale noi non firmeremo la cassa integrazione. Adesso ci abbiamo gli strumenti di politica industriale. Si chiama PNRR. Si chiamerà probabilmente Repower EU, si chiama Next Generation EU, che costituiscono gli straordinari strumenti di politica industriale e il ruolo del nostro sindacato è di vigilare ed essere da pungolo alle amministrazioni pubbliche affinché le risorse stanziate siano sul serio utilizzate per far recuperare il divario negativo rispetto al resto dell'Europa. Come vedete, dicevo prima, il ruolo del sindacato è quello di cercare di dare vita alla distribuzione della ricchezza, è un compito preciso. Sul PNRR noi abbiamo un compito, noi la CONSOL, i sindacati maggiormente responsabili hanno il compito di fare da pungolo alle amministrazioni pubbliche affinché sul serio le risorse siano utilizzate per far recuperare il divario negativo rispetto all'Europa e che le riforme che previsti permettono al sud, ai giovani e alle donne di tornare a esercitare quel ruolo di protagonisti sulla scena economica e sociale che in questo momento sembrano aver perduto. Dalla piena attuazione di quanto previsto del PNRR dipendono non
importante non solo la continuità e il superamento di conseguenza, dalle riforme PNR, dal raggiungimento degli obiettivi previsti dipende molto di più, non solo dipende dal finanziamento, dal reale utilizzo dei finanziamenti, dipende molto di più. Le crisi asimmetriche che si sono succedute dal 2008 fino alla pandemia e alla guerra hanno prodotto delle grandi diseguaglianze tra aree geografiche, strati sociali, generi e generazioni. La riforma del fisco, quella della giustizia, quella della pubblica amministrazione, la legge sulla concorrenza, sempre evitando ogni volta di sentire che si mettono sull'astrico 30.000 famiglie di bagnini che pagano mediamente 1.500 euro per un chilometro quadrato di sabbia. 1.500 euro, no, al giorno, all'anno. E poi andate a prendere un pallone il sabato e la domenica, quando vi capita 38 euro, dite grazie, ci è andato bene. E stiamo mettendo sull'astrico, secondo la signora, la piscivendola di Carpadella, stiamo mettendo sull'astrico 30.000 famiglie. La legge sulla concorrenza, dicevo, la semplificazione delle procedure in materia ambientale. Mediamente in Italia per fare un progetto eolico, quello che dirà bene Stefania in fronte al vento, ci vogliono dai 600 ai 1000 giorni eolico, per poi scoprire, una volta ti hanno dato un permesso, sempre che sei ancora imprenditore, che non sei andato a farlo da un'altra parte, perché il sole non c'è solo in Italia, non pensiate che il sole c'è soltanto, il vento ci sia solo in Italia. Io ho visto in Danimarca un parco eolico di mare che è di dimensioni clamorose. Sempre che l'imprenditore non sia andato all'estero, scoprite un'altra cosa, che la rete elettrica non è in grado sempre di recepire l'energia prodotta. Per cui quando passate in Puglia lungo l'autostrada, scoprite che 4 eliche su 5 sono ferme. E vi dico, scusate, perché sono ferme? Perché in quel momento la rete elettrica non è in grado di recepire l'energia prodotta, quindi non di produrre l'energia se non ci sono una rete degli accumulatori che sia in grado di. La costruzione della asili nido, riforma della scuola che avvicini i giovani al lavoro, basta queste cose, poverini, bisognerebbe aumentare la vigilanza sulle morti sul lavoro, non solo per i giovani, ma soprattutto per i giovani. Però strumentalizzare la morte di 2, 3 che non ci avrebbero dovuto essere, ci mancherebbe altro, per evitare che in Italia si faccia una serie invece tra scuola e lavoro, è la solita vergogna demagogica cui purtroppo i nostri ragazzi ci cascano, e pertanto è meglio non lavorare per guadagnare il reddito di cittadinanza piuttosto che lavorare. L'Italia, tra l'altro, ha avuto un passato non troppo brillante, soprattutto il Sud, nel non utilizzo dei fondi strutturali europei e di altre risorse provenienti dall'Europa. Il nostro sindacato, insieme a Monsa, deve essere in prima fila, perché questo non avvenga più. Anche perché i fondi del PNR sono in prestito per 2/3. Per cui, se io non ne ho beneficiato, perché per i ritardi burocratici a me non è arrivato niente, neanche di quello che è stato speso, mentre invece Felice ha ricevuto la sua parte di PNRR. Poi quando si dovrebbero restituire, non tra pochissimi anni, per 5 anni, dovremmo restituire i fondi del PNR che erano in prestito, Felice restituirà contento perché ha avuto. Buonanotte, l'altro prima dopo a te qualcosa di tanto. Felice ipotetico, avrà ricevuto e quindi sarà ben contento di restituire. Di Mauro non ha ricevuto niente, eppure costretto a restituire, col piccolo difetto che alla fine dei conti lui sarà ancora più ricco di quando è entrato, io sarò molto più povero di quando sono entrato. Perché sono stato costretto a restituire delle somme che non ho mai avuto. Ecco perché il ruolo del sindacato da questo punto di vista diventa fondamentale, e non dobbiamo andare indietro
a chi? Una volta con i bambini, una volta con i tassisti, una volta con i giudici, una volta con i PM, cercano di ostacolare le riforme che in questo paese sono assolutamente indispensabili. Il titolo è ovviamente simbolico adesso, perché il titolo dice: il Sud, Cristo, può ripartire oltre Eboli, visto che stiamo da queste parti, e stiamo a nord, se non sbaglio, di Eboli. La questione si pone in maniera abbastanza pregnante, sapendo una cosa, che il Sud non è mai stato sempre, al contrario di quello che pensa che Walter, perché è un po' milanese, la pensa esattamente così, ma il Sud non è sempre stato così arretrato. Quando è stato concesso al Sud di poter correre, cito gli anni dal 50 al 73, il Sud ha migliorato il proprio rapporto relativo rispetto al Nord di 10 punti percentuali, ma anche negli anni 90 al Sud ci sono stati significativi investimenti che hanno ridotto il gap con il Nord in materia di occupazione. Il nostro Mezzogiorno, e noi l'abbiamo dimostrato a Pomigliano, lo dimostriamo in tutti i luoghi dove c'è possibile sviluppare un'industria seria che dà occupazione, penso ai miei amici di Catania, della SPM, penso agli amici di Bari, della Weber e della Marelli, penso a tutti quelli che al Sud sono impegnati a costruire ricchezze tecnologiche importantissime e presidi manifatturieri importantissimi, alla Severa, eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro Mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere con il centro-nord. Serve però sinergia tra pubblico e privato, serve una giustizia e una pubblica amministrazione, servono competenze e talenti per far ripartire, a partire da giovani e donne. È lo spirito del PNR che si somma al Fondo per lo Sviluppo della Coesione creando risorse ben conosciute per quantità e qualità, che ci sono da spendere ora e soprattutto al Sud, che avrà il 40% delle risorse da spendere. Tutti i cittadini italiani devono poter accedere ai servizi in uguale misura e in uguale qualità. Serve una politica industriale improntata in filiere e settori strategici, per esempio i semiconduttori, la mobilità sostenibile, a partire dall'energia, che oggi al Sud diventa fondamentale. Tutti i cittadini, in questo quadro centrale il ruolo geopolitico che potrebbe avere il Sud nel Mediterraneo. L'Italia è un hub naturale di congiunzione tra l'Europa e i paesi del Sud del Mediterraneo, sia sul piano degli scambi commerciali che culturali. Però vanno potenziate le infrastrutture con le risorse del PNR, porti più moderni. Qui fate, io credo che non fare un film su questa cosa, perché ne discutiamo tra l'82 e l'85 mattina, sera e notte, sull'ammodernamento, sulla necessità di fare delle infrastrutture più moderne, dei collegamenti intermodali per velocizzare il trasporto delle merci. Se riprendo la conclusione, quello che abbiamo fatto a Scotti, se riprendo il testo dell'accordo Scotti del 1983, se riprendo il testo dell'accordo Scotti, ci si trovano tutte queste cose scritte nero su bianco, chiaramente non firmate dalla CGIL, ma firmate soltanto dalla CISL e della Unina, su cui io e Walter abbiamo speso lontane, Claudio Negro, Massimo Lenici, Silvano Revesi, abbiamo speso un sacco di lontane per scrivere queste cose 40 anni. Saltiamo, perché sennò mi è da piangere, poi la potete leggere per parte della relazione. Allora, l'altro tema che tratto velocemente è quello della transizione digitale e della sostenibilità. Lo tratto partendo soprattutto dalla questione di Termoli. Oggi sta facendo un po' di terrorismo, che ha fatto un po' il mio amico Gilberto Frattin, introducendo il lavoro di questa giornata. E a me il terrorismo non piace mai.
È vero che si perderanno un fracco di posti di lavoro, la transizione digitale e la transizione ecologica, ma è vero pure che si creeranno da qui al 2030 1.600.000 posti di lavoro. Non lo dico io, lo dicono i centri studi maggiormente accreditati sulla materia. Allora vogliamo cominciare a pensare in che maniera facciamo sì che chi oggi ha un lavoro prevalentemente meccanico non perda il proprio posto di lavoro, ma conservi il lavoro quando quel lavoro si sarà trasformato in digitale? Faccio l'esempio di Termoli, perché in corpo ne vivo, tra l'altro Giovanni, il 27, ci vediamo con Stellantis per discutere proprio del piano di formazione, 27 giugno, a Roma, a Mattino, dove sta Giovanni, che è Giovanni, di tutti, ecco, Giovanni, ma scusi, 27, ci vediamo con Stellantis. Abbiamo imposto alle altre organizzazioni sindacali che piuttosto che aspettare che Stellantis e i due partner ci dicessero in che maniera venivano licenziati 1.800 lavoratori diretti che oggi fanno motori e cambi, più altri almeno 1.200 che fanno l'indotto di Termoli, si cominciasse da subito a studiare quali sono i processi di formazione professionale che potrebbero permettere ai 1.800 operai di Termoli che oggi fanno motori termici e campi, quindi prodotti essenzialmente meccanici, in operai tecnici quadri della futura Gigafactory. Il 27, molto prima che succederà la cosa, io insieme a Giovanni, Antonio pure credo se sta con l'esecutivo dell'RSA e con la segreteria territoriale, insieme alla FIN, alla UIM, sicuramente ci siederemo per discutere, cominciare a discutere seriamente del programma di formazione, di come il governo, ecco perché c'era presente lui, Roberto Fratin, è importante che ci fosse oggi, di come il governo interviene concretamente per affiancare le forze sociali sulla riorganizzazione. Io credo che questo è il nostro compito, ragazzi, non quello di piangere. Noi difendiamo il lavoro, per difendere il lavoro dobbiamo pensare che il lavoro si modifica, ma se il lavoro si modifica, non è che possiamo difendere il lavoro di ieri, perché il lavoro di ieri non ci sarà domani e di conseguenza noi dobbiamo permettere a chi fa il lavoro di ieri di essere aggiornato al lavoro di oggi, di acquisire le competenze per svolgere il lavoro di oggi e andare sul lavoro di domani. Questo è il nostro ruolo, ragazzi. Ovviamente ringraziamo, io pensavo fosse presente, ma non è stato voluto essere presente Gilberto, per l'azione che ha compiuto nei tavoli molto efficaci, ma una volta tanto Giorgetti e Pichetto mi hanno stupito all'esterno dei tavoli molto efficaci, mettendo insieme 50-60 soggetti, ma mettendo insieme su argomenti monotematici, quindi non è che si poteva divagare, si doveva discutere di quello. Tant'è vero, gli 800 milioni all'anno del finanziamento pubblico, del finanziamento alla rottamazione, se mi viene la parola, sono venuti proprio da questo, dalla spinta che hanno dato questi tavoli a cui io e Sara abbiamo partecipato, io per la Consol e Sara per la FIFI, cioè facendo il gioco delle due tavolette, per essere presenti in due vicini. La stessa cosa avviene per tutte le missioni. Noi dobbiamo sapere che tanto, ragazzi, non è possibile pensare che si ritorni al carbone, come ogni tanto qualche tedesco in qualche Unione Europea vagheggia. Non è possibile. Allora bisogna trovare l'intervento di Stefano, sicuramente lo dirà, bisogna pensare a quali forme di basse emissioni, ma che anche in un futuro si possano mettere in piedi. Però basta con la politica dei no. No alla TAP, no al nucleare, no. Ecco come siamo ridotti. Prima
scherzavo sul lettone di Putin nella casa di Arcore, ma grazie a Dio che è arrivato il gas russo, perché altrimenti con la politica dei no che si è messa in piedi a partire dagli anni 70, non nel mio giardino, lontano da me, a Melendugno lo stai in Cercesi, Salvatore lo stai, a Melendugno, eccolo là, a Melendugno hanno fatto le barricate, cose scelte in testa D'Alema e Emiliano, i signori D'Alema e Emiliano, non altri, erano in testa a battaglia di popolo perché si dovevano spostare 20 mulini e rimettere a posto 20 mulini per far passare 6 metri sottoterra il terminale del gasdotto a zero significa, no? Che lo dobbiamo pagare perché a zero è della marciata, non è a zero che non costa, quello dovremmo pagare anche se a zero. Dice, queste sono cose che paghiamo, ragazzi. La stessa cosa succede adesso in questo paese. Si deve assolutamente aprire una discussione seria sull'utilizzo del nucleare. Non abbiamo tante altre alternative. È vero che adesso tutti quanti potremmo mettere i pannelli fotovoltaici sopra i tetti delle nostre case senza chiedere il permesso, ma come normale attività condominiale. Sempre che non se ne accorga Franceschini col Ministero dell'Ambiente che ti chiede il via, pure per fare, pure che soffiate il naso ti chiedono il via, che non è quando c'è l'ordinatamente la valutazione di impatto ambientale, che i tecnici Franceschini sono molto attenti a qualunque tipo di intervento. Vado veloce e mi affido al centro della, passando per reddito di cittadinanza e quota 100. Ragazzi, qui abbiamo buttato la metà dei soldi che sono stati dati in sussidi per la pandemia, due misure che non hanno prodotto niente. Non hanno prodotto niente perché prima del reddito di cittadinanza c'era il REI, sembra che non c'era niente contro la povertà in Italia, c'era il REI, affidata ai comuni, e io dei comuni mi fido di più che i CAF che danno a 8.000 rumeni mai stati in Italia il reddito di cittadinanza. Un comune non l'avrebbe fatto. No, Pasquale, tu l'avresti fatto dare 8.000 rei a rumeni mai esistiti sul territorio che andava. Penso proprio di no. Penso proprio di no. Tu amministravi bene, tu la tua giunta, chiaramente. Amministrava bene l'intervento a sostegno della volontà attraverso lei. E però vuoi mettere, dire sul balcone che è finita la volontà? Avviso per i naviganti, la volontà è aumentata. No, la volontà è aumentata da quando c'è il reddito di cittadinanza, non è diminuita. Perché erano 3 milioni e mezzo di poveri censiti dall'Istat, adesso dicono che sono più di 5 milioni, quindi non è diminuita, è sicuramente aumentata. La seconda misura su cui abbiamo buttato i soldi, e spero non si perda più, è quella sulla quota 100. Quota 100 è stato un regalo agli impiegati statali del nord, o comunque agli operai del nord, perché l'85% di coloro che hanno goduto, o pochi rispetto a quanto previsto, di quota 100 sono situati nel centro nord d'Italia, perché è abbastanza semplice, perché per quanto sono al sud i periodi di lavoro a 40 anni non più bruciano i mani, quindi può pure stare tranquillo che mentre al nord ci sono arrivati, al sud non ci sono arrivati. Ma d'altronde esistono in Italia ben 9, alcuni dicono 9, io ho contato i 12, possibilità per andare in pensione prima dei 67 anni gli uomini. Tant'è vero, dal 2019 gli uomini vanno in pensione in Italia a meno di 62 anni, 61 anni e 9 mesi.
dati statistici, eh. Allora, e qui io non leggo più la relazione, abbiamo chiuso, possiamo pure andare a casa, è caduta l'acqua, lo dico, spero che venga. Allora, l'Italia è un paese di vecchi e credo che è destinato dal punto di vista demografico, come il resto d'Europa, anzi peggio del resto d'Europa, a diventare uno dei paesi in cui l'età media si invecchia clamorosamente. E credo che non c'è nessun, no, e credo che non ci sia nessun bisogno di continuare a investire sulle vecchie generazioni. Investiamo sui giovani, investiamo per ridurre il lavoro nero, investiamo per ridurre la stagionalità, per dare continuità previdenziale a coloro che sono, che hanno un piccolo lavoro oggi, poi ne hanno un altro tra 6 mesi, poi ne hanno un altro tra 12 mesi, che non incontreranno mai la pensione. I vecchi, ma stanno meglio, sono pensionati, di sicuro non posso andare, perché con tutto che ho 30 più anni di contributi previdenziali, io porto a casa. Grazie. Vedete, perché bisogna pensare al futuro e ai giovani, perché sono veloci a studiare così. Ecco. Porta a casa una pensione assolutamente sufficiente per garantirgli una vecchiaia dignitosa. Ci sono molti giovani in questi momenti, non lo possono fare neanche quando lavorano. E allora parliamo del salario minimo, che è uno dei centri messo alla fine, sia il salario minimo che... Allora, scompriamo subito il campo da una fantasia. Si dice, in Italia ci sono 1000 contratti depositati presso il CNEL. Vedo, sono 992. Di questi però, dati pubblicati recentemente da ADA e provenienti dal CNEL e dall'INPS, solo il 46% è applicato ad un'azienda, almeno ad un'azienda. Siria c'è un 54% dei contratti che non è pirata, è un contratto fantasma, perché se non è applicato da nessun datore di lavoro e a nessun lavoratore, questo più che un contratto pirata è un contratto fantasma. E allora, per liberarci del peso di questo 56% di contratti pirata e fantasma, basterebbe una semplicissima direttiva, qui il giuslavorista mi dirà che non è possibile, ma d'altronde la politica ci sta apposta per superare i limiti che voi giuslavoristi mettete a noi i politici, basterà una semplice direttiva fatta dal Ministero che dice che se un contratto, pur registrato al CNEL, per più di 6 mesi non è applicato a nessun lavoratore, si toglie. E ecco qua che ci abbiamo, non più. Lo sapevo che tu scuotevi la testa, perché pure io un pochettino di giuslavorismo lo mastico. Però è semplice, se non facciamo mai cose semplici, cioè il 56% dei contratti non viene mai applicato già nessuno. E continuiamo contratti fantasmi, contratti pirata. Poi c'è un altro problema sui contratti pirata. Dato che la giurisprudenza, qui il mio amico giuslavorista Maurizio assentirà invece, ampiamente acclarato che la retribuzione di fatto, e non solo la retribuzione, la TFR, la previdenza, la paga di compagnia di fatto, eccetera, eccetera, tutto deve essere commisurato al contratto di riferimento applicato nella
nel settore dove l'azienda, e se l'azienda non fa parte di nessun settore, addirittura la giurisprudenza ha detto no, è vero che tu non c'hai un contratto di riferimento del settore, perché fai, che ne so, la colla per le scarpe, però dato che fai la colla per le scarpe, il tuo settore più vicino è quello dei calzaturieri, quindi devi applicare il contratto dei calzaturieri. E allora, se è vero che combiniamo disposto tra le due cose, mi dite quale pirata si mette a fare un contratto a ribasso? Più che un pirata bisogna trovare la firma del capitano Cino, che deve essere ubriaca come spugna, perché se si fa un contratto, io immagino che chiunque faccia un contratto in buona fede vuole che quel contratto alla prova dei fatti sia applicato in tutte quante le aziende e i lavoratori trovino, come si dice, rispondenza, soddisfazione dall'applicazione di quel contratto. Quindi contratti in pirata non ci stanno. Al limite, se qualcuno conosce Spugna nel capitano Cino, può darsi che Spugna nel capitano Cino abbia nel passato sottoscritto contratti di questo tipo. Ma dato che nel passato sai contratti da Spugna e capitano Cino, io conosco contratti nazionali di quattro facciate, di cui una, la prima, è sulla costituzione delle parti e l'ultima è sul quantum va l'associazione datoriale e l'associazione sindacale. Quindi immaginate voi se questo oggi può essere un contratto credibile. Eppure 15 anni fa, quando ho visto questo contratto, l'ho fatto io, la vista è stata Manzi, mi guardo bene, ma di pezzo del genere, era un contratto in qualche parte che stavo fatto. Ma oggi se lo fai adesso sei la firma del capitano Cino, veramente. Non c'è un contratto pirata, c'è un stupidino, si dice, non quello che stavo per dirlo. Allora, risolte queste due questioni del contratto fantasma e del capitano Cino, parliamo del salario minimo per legge, che al di là delle fantasie che ha scritto del libro, prontamente smentite il giorno dopo da un bellissimo articolo del Capone sul Foglio, se non l'avete letto leggetelo, la paga di fatto media è di 9,28 quella dei meccanici, 11,20 degli alimentaristi, 10,52 i farmaceutici, 10,4 i ceramisti. Se la legge prevedesse, qui chiedo invece l'ausilio del lavorista, se la legge prevedesse 9 euro l'ora, onnicomprensive, qui è fatto una bella affermazione. Io ho incontrato perlomeno 3 legislatori che dicono una cosa e l'altra cosa nel contempo, perché lui ha detto niente e io invece ho conosciuto eminenti legislatori che dicono l'ordine. Se la legge, mantenendo questa ambiguità, fosse un salario di 9 euro, io, imprenditore, dal meccanico che pago 9 euro e 28, vorrei tranquillamente disdire, come dimostra l'esperienza che ho fatto nel 2010, alla via il contratto collettivo e applicare il salario minimo. Perché poi voglio trovare un giudice che in giudizio mi dà torto. Prevale la legge o prevale il contratto? Prevale la legge. E quindi si stanno avventurando da brave damigelle che non sanno che nel bosco ci stanno i lupi, si stanno avventurando dentro posti che non conoscono molto, molto bene. Allora, io credo che se si applicasse quel salario minimo sarebbe un pessimo affare per il sindacato, perché si ridurrebbe lo spazio della contrattazione. Non si avrebbero effetti positivi sul salario nero, perché se io pago al nero 1, cerco in qualche maniera di continuare a pagarlo al nero, sperando che mi vada bene fino alla fine. Io e i colleghi, non mi sono mai guardato male, sto scherzando.
Il problema grosso non ce l'hanno i lavoratori a cui viene applicato il contratto. E stiamo parlando del 97% della forza lavoro nel privato, nella manifatturiera. 97% non ha nessun problema di applicazione del contratto, che gli viene regolarmente applicato il contratto. Chi ce l'ha? Ce l'hanno i lavoratori stagionali, quelli il lavoro cosiddetto povero, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non perché prendono poco, ma perché prendete il contratto di una badante o di una corsa, 2 ore al giorno. Quel contratto, sia che lo pagate 2, sia che lo pagate 4, sia che lo pagate 6, sia che lo pagate 9, c'è un problema fondamentale, è che qualunque numero metti nel numeratore poi si moltiplica per un numero di ore che sono troppo basse per dargli una retribuzione mensile che sia degna di portare avanti una famiglia. Allora il problema non sta quanto vale quell'ora, ma sta da un'altra parte, sta nel cercare di dare sostegno previdenziale, retributivo, in caso di povertà, e solo previdenziale in caso non di povertà, ad un giovane o una donna che non ce la fa ad arrivare alla media dei 9 euro. Ma è un problema diverso da quello che si sta affrontando sui giornali, perché tanto sui giornali per un giorno, perché poi scompare. Io ho fatto come al solito, cendolino sempre, e ho fatto il comunicato il giorno in cui divampava la battaglia sul salario minimo dicendo sarà un fuoco di paglia. Se ne parla più, come avete visto, è scomparsa dai radar, tutti dietro alle percentuali di spazzizio del partito di Aminolfi, del partito di Ventotene. Aminolfi ha preso 0 voti, Aminolfi è quello che va a difendere Ciccione Roscio, ex amico di D'Alema, la tutela della famiglia, ha preso 0 voti presentandosi alle comunali di Ventotene, però è stato battuto dal suo avversario che invece è una liberale radicale nelle liste dei 5 Stelle che ha preso un voto, almeno lui si è votato, invece di noi manco si è votato da solo. E comunque i giornali adesso sono pieni di queste cose importantissime, e tutta la discussione sul salario minimo è scomparsa, ma state tranquilli che riemergerà tra 6 mesi, che tanto io ho partecipato più al riunione a Palazzo Chigi e al Ministero del Lavoro sul salario minimo, di quanti capelli mi sono rimasti in testa, quindi tra qualche mese riemergerà da qualche parte, e soprattutto sarà... Andiamo al cuore della nostra proposta, saltando tutto a più pari, ve la leggete. Allora, abbiamo detto che c'è una tempesta perfetta, che vado a chiudere non rapidamente, però vado a chiudere. La tempesta perfetta riguarda gli scenari economici, l'ho detto prima. Allora, quando ho scritto la relazione, paventavo 3 tipi di scenari. 2 win-loss, che Gambusella che potrebbe insieme a Sara che potrebbe spiegare che i 2 scenari sono win-loss, uno vince e l'altro perde. E solo il terzo è win-win, cioè tutti e 2 contendenti vincono. Il primo, che purtroppo quando ho scritto paventavo soltanto, adesso invece è diventata, ahimè, una verità, sperando che qualche Dio metta una mano in testa a Christine Lagarde, al Fondo Monetario Internazionale, eccetera, 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 che non prevalga di nuovo lo scenario classico che abbiamo vissuto negli anni 80 della Reaganomics, cioè a dire alzare i tassi di interesse molto al fine di frenare la velocità della domanda, la velocità di circolazione della moneta, che è un classico intervento
reganiana, conservatore, penso a, però è studiato in economia, sta nei libri dell'economia, penso a far sì che circolando meno la moneta si rallenti l'inflazione. Peccato che questa cosa crea, sui dislivelli che già ho detto, da ricchi e poveri, crea, se portata a lungo avanti, crea un ulteriore peggioramento per coloro che non hanno molto reddito e soprattutto sono reddito fisso. E questa cosa purtroppo quando la scrivevo 15 giorni fa non si paventava, adesso invece è diventato uno scenario possibile, anche se io spero, credo che sia il Fondo Monetario Internazionale che la Banca Centrale Europea ne facciano soltanto uno strumento da qui a settembre, dicembre, volto soltanto a raffreddare gli entusiasmi dei tassi troppo bassi. Il secondo è fenomenale, è Landini, meraviglioso uomo che io amo, perché quando prendo una decisione prima sento quello che dice Landini, poi faccio esattamente il contrario, quindi è un punto di riferimento per me assolutamente fondamentale. Landini chiede il ripristino della scala mobile, adesso è chiamata in altre maniere, trovate voi il modo per chiamarla, però ripristino la scala mobile. Domani avrete la fortuna di avere benvenuto Giorgio, non lo chiedete che lo museo perché lui era contrario, io lo so che era contrario, non è vero perché è successo prima che io lo conoscessi, però avrete la fortuna di trovare benvenuto che è uno dei tre che ha firmato l'unificazione del punto di contingenza insieme a Lama e a Carniti nel dicembre 1975. Si portò il punto di contingenza a 1890 lire, era invece a scalare e 1890 lo prendevano i 7 livelli, per capirci. Era un'ingiustizia, per carità, però non per quello si trova a portare. Che successe? Successe una cosa elementare. Successe che l'inflazione era tra il 6 e il 7, guarda caso, uguale a quella adesso, e arrivò nel giro di 5 anni, a dicembre 79, arrivò al 19,8%. Perché è naturale che se tu dai libertà, in più c'era pure la situazione della lira, non mi ricordate quegli anni che io lavoravo, non bastava mai i soldi per fare niente, ero già sposato, primo matrimonio. Che succede? Se tu porti questa inflazione, questi suoi salari, porti i salari sopra l'inflazione e non dai altri micro, è ovvio che i prezzi, spinti dall'aumento delle retribuzioni, continuano a correre. Però a quel punto le retribuzioni devono inseguire l'inflazione, la quale l'inflazione è costretta, eccetera, 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 eccetera. In una corsa tra inflazione e salari vince sempre l'inflazione. E siccome nel paese ci stanno un sacco di pensionati, una marea di disoccupati, una marea di sottoccupati, questo giochino lo cercherei di non portarlo avanti, perché è un giochino che se lo possono permettere chi? Sempre amici di Walter, i chimici. Ieri hanno fatto l'accordo del rinnovo del contratto nazionale a 204 euro. E voi direte, cioè, fate come detto De Filippo con la famosa commedia, un milione, anime purgatorio. E poi fate la stessa cosa di Filippo, 204 euro, anime purgatorio. Peccato che quelle 204 euro sono figlie di un costo del lavoro, del fattore lavoro, su quanto produce l'industria chimica, che nell'industria meccanica ce lo dimentichiamo. Perché nell'industria meccanica il costo del lavoro paragonato a quello dei chimici, quanto è? 10 a 1 per parte, più o meno, se non vado, se non cito, 7 a 1 sarà 8 a 1, però è molto più alto nell'industria chimica, è basso, quindi i margini per gli imprenditori di fare un buon contratto sono più alti. Peccato però che quelle 204 maledette euro vanno in tasca al lavoratore 102, e all'imprenditore costano 254 euro. Capite bene che è un meccanismo
perché interviene il costo del tale, il cuneo fiscale, il costo del lavoro, eccetera, 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 è un meccanismo che neanche i chimici si possono permettere. E si sono permessi in grazia di Dio. Che significa che c'è stata dentro la discussione, poi gli imbatta le conosciamo, perché ci abbiamo avuto l'antica interpretazione del mondo dei chimici, della fede chimica, intendo, che a differenza della fede meccanica che produceva Mortillaro, voi non avete mai sentito dire chi era il presidente di una fede chimica, perché prima di fare i contratti, prima di fare le piattaforme scrivevano i contratti, perché così si è sempre vissuto nel mondo giusto della Federchimica, oppure quella della Federpetroli, peggio ancora. I nostri amici, i fratelli di Occidente si chiamavano, il segretario di Ivrea è quello Sassano e quello del sindacato del petrolio. Assolutamente persone molto bene, tra l'altro uno è sicuramente scomparso, sono state generate, l'altro credo pure. Allora, qui non vanno bene né la prima strada né la seconda, perché la prima uccide l'economia producendo una cosa bruttissima che è la stagflazione, cioè che stagna le retribuzioni, ma va su non solo le retribuzioni, si stagna la crescita, perché non si fanno investimenti, non si fanno investimenti perché il costo del denaro è troppo alto. E invece il secondo è che il fenomeno infantivo puro, perché alla fine c'è la rincorsa e l'unico che vince è lo Stato. Come avete visto, i 204 euro dei 15 vanno allo Stato più di quello che va in tasca ai lavoratori. Chiaro? Allora vediamo il terzo scenario. Il terzo scenario è la nostra proposta, che leggo. Fa recuperare terreno alle retribuzioni contro l'inflazione, non essendo però a sua volta alimentatrice di inflazione. Esiste in Italia uno straordinario problema di bassa produttività. Prego la regia di mettere il mondo. Ecco, l'Italia in 25 anni era 100 nel 1995 per tutti e quattro i paesi, la media europea, tenetelo, che così mi rendete più facile di scrivere, grazie. Fermate, non lo fermo nessuno, comunque abbiamo raccolto i numeri. L'Italia era 100 la produttività nel 95, così come la Germania, la Francia e la... Quindi si fa media in un punto, qua si è fatto media nel 1995, credeteci sulla parola, tanto non ci riescono a fermarlo. Che è successo in 25 anni? È successo che noi abbiamo perso 32 punti di produttività rispetto alla Germania e 26 punti sulla media europea e la Francia. E qui in questo grafico, e di solito vedete il grafico che sta a fianco, che è quello dei salari nei paesi OCSE, quello lo conosce pure che ne so, un bambino di 2 anni, perché è stato mandato dappertutto, perché dimostra che negli stessi 25 anni l'Italia è l'unico paese dove le retribuzioni sono scese dello 2,6%, e quello lo mostrano tutti i giornalisti provetti. Quello che non mostrano è quello che sta a fianco, ma stanno proprio attaccati in quei grafici, quello sulla produttività. Allora, qui si evidenzia il gap nei confronti dei paesi concorrenti, che fa allontanare gli investimenti esteri dal nostro paese e crea sacche di sottosviluppo e sottosalario. Noi proponiamo che il recupero inflattivo sia affidato alla contrattazione aziendale, dove si negoziano aumenti salariali prodotti da crescita della produttività, della redditività, della qualità, dei minori infortuni, eccetera. Cioè a dire che nella contrattazione aziendale si divide tra imprese e lavoratori della ricchezza che è già stata prodotta e che quindi non genera nuova inflazione.
perché essendo ricchezza che già è stata prodotta, l'unica cosa che fa sottrae profitto al datore di lavoro e distribuisce ricchezza già prodotta tra i lavoratori. L'effetto sull'inflazione è assolutamente minimo. Non è diretto come invece del contratto nazionale. Si dirà, e qui vedo già il giusto lavorista, anzi il suo amico sindacalista a fianco, che la contrattazione non avviene in ogni luogo aziendale, non avviene in ogni luogo di lavoro. Ed è qui la nostra proposta che cerca di risolvere questa questione. Noi proponiamo che la retribuzione derivante dalla contrattazione aziendale sia totalmente detassata e totalmente decontribuita, sia sul lato impresa che sul lato lavoratore, aumentandone quindi l'appetibilità e contribuendo in modo decisivo alla diffusione in tutti i luoghi di lavoro. Oggi la retribuzione contrattata in azienda è solo parzialmente detassata al 10%, con tetti molto bassi sia come redditi che come soglia di detassazione. Noi proponiamo che questi limiti vengano tolti completamente. Attraverso questa proposta si toglierebbe finalmente la centralità del contratto collettivo nazionale, che oggi si accaparra il 93% della contrattazione salariale. Si darebbe nuova linfa al sindacato, soprattutto nella piccola e media impresa. Ovviamente per i pensionati che non possono svolgere contrattazione aziendale, c'è anche questa soluzione, viene detto, chiesto, andrebbe presa a riferimento la media della crescita delle retribuzioni dell'intero lavoro dipendente. Per fare un esempio della priorità attrattività di questa proposta, basti pensare che oggi ogni 100 euro di aumento contrattuale nazionale, vabbè, già l'ho detto prima, vanno 53 euro per il lavoratore e circa 150 per il lavoratore. Mentre invece in futuro 100 euro sarebbero 100 euro veri per il lavoratore e 120 euro veri anche per l'azienda. La nostra proposta quindi sarebbe un fortissimo incentivo anche per la diffusione del sindacato nei luoghi di lavoro. La contrattazione aziendale, come è noto, è prerogativa dell'RSU e dell'RSA. La loro diffusione nelle piccole e medie imprese sarà anche un monito che ferma gli abusi in materia di sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. È noto che gli incidenti sul lavoro, soprattutto quelli mortali, avvengono prevalentemente nella piccola e piccolissima impresa e nell'artigianato, e questo purtroppo accade perché il sindacato, nella gran parte di quei luoghi di lavoro, non è presente. Ecco che con questa proposta si difenderebbero con grande efficacia le retribuzioni dei lavoratori, senza incidere sul costo del lavoro perché è detassata totalmente. Si distribuirebbe salario non inflattivo, si depotenzierebbe il ruolo del contratto nazionale, si darebbe grande diffusione al sindacato e per questa via una forte capacità di controllo sull'organizzazione del lavoro rispetto alle normative di sicurezza. Vi starete chiedendo, e qui è Lazzaro che è attento a queste cose, Peppe, quale sarà il costo per lo Stato? In realtà a Lazzaro non ne frega niente, perché essendo meridionale un evasore totale, quindi sta a posto. A nostro avviso il costo è molto inferiore a quello che si butta dalla finestra con reddito di cittadinanza. E i benefici in termini sociali ed economici sarebbero infinitamente maggiori. Ragazzi, finché si paga, chi non lavora e si tassa chi lavora, questo è un paese destinato al declino. Siamo inoltre e quasi infine contrari al patto sociale, perché a nostro avviso non è più tempo di grandi patti concertativi, ma soprattutto perché non vediamo nel sindacato confederale attuale degli attori in grado di ergersi protagonisti di grandi accordi che determinano le linee guida della politica economica del paese, la cosiddetta politica dei redditi, che abbiamo fatto per esempio nel 93 con Ciampi, salvando il paese. Lo pensate Landini e Bombardieri che fanno uno sciopero il 18 dicembre
che si mettono a fare il patto sociale a modello Ciampi. Lasciamo perdere, lasciamo perdere, parliamo d'altro. Allora, o i sindacati della scuola, adesso lo dirò pure dopo domani quando ci sarà il mio amico Lello, che continua a fare delle cose abbastanza incomprensibili, perlomeno incomprensibili al cittadino che porta a scuola il ragazzo, il bambino, perché continua a fare delle resistenze invece di cercare di far recuperare al nostro paese il gap dal punto di vista dell'educazione. Quindi io sono contrario che si facciano patti sociali. Quello che serve è un semplice accordo interconfederale, semplice, virgolette, un normale accordo interconfederale, triangolare con il governo, con le parti datoriali e con tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, che definisca la detassazione completa della contrattazione aziendale. Poi sarà l'intelligenza dei lavoratori e dei datori di lavoro a far sì che il lavoro che serve all'Italia per tutelare la riduzione dell'inflazione senza creare nuova inflazione in una spirale di prezzi. La FISMIC, la Rossa, la CESI, il banco veramente a chiudere. Mi sembra già detto abbastanza. Io sono molto orgoglioso del ruolo della FISMIC, sono altrettanto contento di quello che la Corsa sta facendo iniziando la regionalizzazione, però non si può lasciare il povero Gerardo De Grazia da solo a combattere contro il movimento. Bisogna che la Confederazione, una volta che fa dei passi, anzitutto li estende verso il territorio, investe sul territorio ed aggancia un processo in cui non è solo la FISMIC a intervenire delle istituzioni a fare da punto sul PNRR, ma sia alla federazione. Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo in Europa, in particolare sono contento del lavoro che sta facendo Sara Rinaldo insieme a me nella Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti, che raggruppa 8 milioni e mezzo di lavoratori, non è una piccola cosa, che è aumentato proprio da quando ci siamo interessati, sarà un caso, sarà questo che voglio attribuire, il proprio grado di interlocuzione con la Commissione Europea. Noi stiamo facendo, sia io che Sara, stiamo facendo iniziative europee, l'altra la parteciperemo a fine giugno, inizi luglio, in cui ci sono presenti i commissari europei. Non solo Schmidt, che è il commissario sul lavoro, ma anche commissari che si occupano, come si dice, di cose importanti. E il lavoro che stiamo facendo in Sala sta dando un grosso contributo, che forse domani dirà anche il segretario generale e il presidente, intervenendo per dare modo ai nostri lavori, all'importanza. Sulla FISMIC ci dico solo una cosa, ragazzi, sulla rappresentatività io sono certo che non esiste nessun luogo oltre l'unità produttiva in cui si può misurare la rappresentatività. L'unico posto dove si può misurare la rappresentatività è soltanto l'unità produttiva, perché nell'unità produttiva, con il numero degli iscritti, con le elezioni, con le votazioni ricevute alle elezioni della RSU, si ha certezza che in quella parte è il conto 7, conto 18, conto 21, conto 34. Il paradosso è che questo 5%, che sembra una misura in una fabbrica giusta, diventa abnorme a livello nazionale. Ma lo sapete voi lo sapete, loro non lo sanno. Quante firme hanno chiesto di raccogliere per partecipare alle elezioni degli organismi nazionali di Meta Salute? Ne hanno chiesto 60.000 firme, che secondo loro sono il 5%, secondo loro, sono il 5% degli iscritti, perché danno per scontato che 1.200.000 le danno meccanici pagano anche come Meta. In realtà, sia io che Gopas abbiamo, sia Fabiani che Gopas abbiamo chiesto l'esibizione dei dati e ci hanno detto alla fine spossati genericamente
che doveva raccogliere 60.000 firme. Bene, direte, vabbè, raccogli sti cazzo 60.000 firme e non ci sta a disturbare la linea. In una settimana, che era il tempo dell'apertura della procedura e la consegna delle liste, noi avremmo voluto raccogliere 60.000. Ma anche questo non è un problema. Il vero problema, sapete qual è? È che alle elezioni, nelle due elezioni precedenti degli organismi dirigenti di Meta Salute, ha votato al massimo 28.000 allocatori. No, mi spiegate voi attraverso quale strano artificio io devo raccogliere il doppio per poter partecipare alle elezioni, ma me lo faccio con il mio fondo invece di stare a perdere tempo con quelli di Meta Salute. Capite come un numero che apparentemente sembra raggiungibile, 5%, ha 1.400.000 per l'applicarci. Ma tra un po', tra due anni ci sarà la piattaforma. Idem, ci diranno, dobbiamo raccogliere su 1.400.000 per l'applicarci. Fate il conto quanto vale il 5% sul 1.400.000, scoprite che bisogna raccogliere 70.000 euro. Cioè, capite bene che un numero in sé, come da ragazzo mi hanno spiegato persone che di matematica se ne intendevano, un numero che è buonissimo per una situazione non diventa molto buono per un'altra situazione. Mentre il 5% dell'unità produttiva può essere un limite assolutamente legittimo per decretare o meno la rappresentatività di un... E se no facciamo per tutti, poi lo vedi in quanti settori, non CGL e CISL insieme, in quanti settori la CGL, la CISL, la UIL, la UGL, la CONSAL sono rappresentativi, se ne vedranno delle belle. Io so solo che ad aprile dovrà essere pubblicata questa indagine sperimentale fatta su noi e sui chimici, fatta da IMS e CNEL, e aprile è passato e quell'indagine per l'ennesima volta io non l'ho veduta. Forse erano troppo appassionati dell'invasione russa in Ucraina, hanno avuto troppo da fare e non sono stati in grado di produrre dei documenti che avessero un minimo di ragionevolezza e di normalità. Però intanto vanno le tagliole del 5%. Chiudo veramente. Chiudo con un grazie. Grazie a voi, grazie della vostra presenza, grazie del vostro impegno, grazie di aver supportato cristianamente quasi tutti la lunghezza della relazione. Grazie del rinnovamento che abbiamo compiuto in questi anni con questi congressi territoriali, poi Fabiana sarà essere più precisa di me, ma noi con limiti d'età a 70 anni, dell'elegibilità a 70 anni, abbiamo rinnovato i congressi territoriali, hanno rinnovato gran parte del gruppo dirigente, dimezzando, dando un notevole taglio all'età media della nostra presenza nei gruppi dirigenti. Grazie per quello che farete a partire da domani intendo lunedì prossimo, quando tornerete al vostro posto di lavoro, alle vostre attività, per difendere il lavoro e non il posto di lavoro e la nostra bella organizzazione. Il grazie a tutti, a tutte, l'ho fatto all'inizio nei confronti dei magnifici collaboratori che ciò sia in segreteria nazionale che soprattutto lo staff nazionale che si impegna. Però la considerazione finale sul futuro. Allora, noi abbiamo fatto quasi dappertutto dei passi avanti sulle donne, come nel gruppo di legge. Dobbiamo migliorare.
però anche di subito si cominciano a vedere i capelli lunghi, biondi, quelli di Millic, non solo di Belate, ma anche quelli di Andrea, che ci ha pianto nel gruppo dirigente, questo ci arricchisce. Però l'ultima ultimissima considerazione la faccio sul futuro. L'ultimo giorno sarete chiamati a eleggere il segretario generale e, in novità molto importante, il segretario generale aggiunto. È una figura che non è mai esistita nella governance della nostra organizzazione, che l'Assemblea nazionale ha deciso recentemente di inserire nel nostro ordinamento democratico. Si tratta di una figura importante a cui affideremo probabilmente il futuro della nostra bella FISMIC per i prossimi anni e che mi aiuterà ad uscire di scena progressivamente, ma in tempi ravvicinati, acquisendo man mano quell'esperienza, direi anche quella malizia e cattiveria che in certi momenti è necessaria per tenere in mano le redini di un'organizzazione complessa come la nostra. Dovremo pensare venerdì anzitutto a non scappare prima della fine, perché sennò potrebbe venire a trovare a casa, per dire ai nostri indirizzi ce l'ho tutto. Dovremo pensare venerdì, cercheremo di chiudere per le 11 al massimo, state tranquilli che avrete tutti quanti la possibilità di tornare a casa in tempi brevi. Dicevo, dovremmo pensare venerdì ad individuare la persona che avrà questo compito, pensando ad una rivoluzione copernicana, ad una figura che sappia condensare in sé gioventù, freschezza, competenza ed entusiasmo. Io quella persona già l'ho scelta, che possiede queste caratteristiche e anche molte altre, ma io conterò per uno al momento della decisione. La scelta sta nelle vostre mani e credo che tutti insieme, come sempre, non sbaglieremo. Viva FISMIC Concert!